Ospiti a TGCOM i Cluster, il gruppo rivelazione del programma X Factor. Dopo il grande successo a Blue Note di Milano il 6 giugno, la band ci svela i suoi progetti futuri. Questo secondo disco sarà molto diverso dal primo, sotto alcuni aspetti e simile sotto altri. Nel senso che, come tu hai già detto, dal primo sono passati anni ormai. Noi siamo cambiati, siamo cresciuti e le cose che usiamo per registrare, il modo in cui registriamo anche è un po' cambiato. E quindi nel senso ci saranno molte differenze. E per quanto riguarda i brani, alcune cose abbiamo già registrate. Ora bisogna un po' vedere cosa si può fare, cosa non si può fare. Tu saprai il discorso delle cover, ci vogliono... insomma, bisogna vedere se si può fare, insomma, però ci piacerebbe mettere alcuni pezzi che abbiamo fatto X Factor e che abbiamo già registrato, vedi Enjoy the Silence, Don't You Worry, che è anche nella compilation di X Factor. Poi ci saranno alcuni inediti e poi la differenza più grande dal primo disco è che ci saranno pezzi in italiano, cosa che non abbiamo mai fatto. Oh, mi ricordo di Li Wen quando lei avrà avuto 8 anni, io ne avevo 11. Cantavamo al teatro, facevamo le opere, insomma. Facevamo Carmen di Bizet. E me la ricordo. Sì. E me la ricordo come una pazza, una bambina proprio. Sì, mi era rimasta, mi aveva colpito. E anni e anni e anni dopo. No. Ricorda di me perché sono cinese. No, non perché sei cinese, proprio perché avevi questo atteggiamento allucinante rispetto a tutti gli altri bambini, ma mi avevi colpito positivo. Fatto sta che quando l'ho rivista, ma proprio tanti anni dopo, tu eri, avevi quanti anni? Avevi 16, 17? Sì, l'ho riconosciuta subito, cioè, l'ho vista e ho detto ma ti conosco, perché mi era arrivata una telefonata per cui io dovevo accompagnarla al pianoforte, lei aveva un concorso lirico. Doveva cantare Mozart, Nozze di Figaro e altre cose. E l'avevo accompagnata al pianoforte. Quando l'ho incontrata, insomma, l'ho riconosciuta. È stato un bel incontro, un bel ritrovo. E dopo la lirica poi ho scoperto che non cantava solo quella e, e anzi le ho proposto di far parte del gruppo. Nato in Danimarca, hai vissuto in Grecia fino a 18 anni e poi sei venuto qua. Perché sei venuto in Italia? Domanda banale, ma è da fare, insomma. Beh, perché non avevo posti per abitare, sì, avevo ancora la roulotte, mi si è rotta e non so cosa fare, ho trovato una nave per caso, che c'è? E niente, mia madre è di Chiavari, ho conosciuto mia madre a Chiavari, dove abbiamo una specie di casa nell'entroterra e sono andato a vivere qua. Siamo entusiasti di essere a Umbria Jazz perché mi sembrava una cosa fino a qualche anno fa inarrivabile, anzi l'anno scorso ero lì da spettatore e vedevo questi palchi, questi personaggi, Sonny Rollins, dico, e ora siamo lì anche noi e anche nel winter probabilmente faremo dei concerti nostri, e quindi sì, è un grande onore per noi.